pur non essendo iscritto al PD, ha avuto l'unanimità da tutto il PD. Questo è un elemento di forza o di debolezza? O di forza rispetto a una coalizione che ha già avuto molto interesse nei suoi confronti e che magari spererebbe di allargarsi anche al Movimento 5 Stelle? Intanto sul fronte degli altri partiti lo vedremo nei prossimi giorni, incontreremo, vedremo se ci sono le condizioni appunto e soprattutto di carattere programmatico, perché io quello che proporrò a tutte le forze politiche è un patto per la città e con la città. Le formule, non mi impicco alle formule, a me non interessano i campi larghi, i campi stretti, il centro-sinistra, non centro-sinistra, ma un patto per la città e con la città. Quindi se ci saranno le condizioni allargheremo, diciamo, vedremo quale sarà il perimetro di questa alleanza. E il fatto che io non sia iscritto a nessun partito, non al PD, non sono iscritto a nessun partito, io ho fatto una scelta, mi sono, diciamo, congedato dalla politica attiva perché ho una idea della politica, della pratica politica, forse se volete anche un po' antica, ma nobile, diciamo, e che in questi ultimi anni, diciamo, non ho trovato rappresentazione nei partiti, pur rispettando partiti e la politica, perché per me la politica è sempre importante e centrale nella vita. Croce diceva: puoi non occuparti di politica, ma la politica poi si occupa di te, quindi è bene sempre occuparsi di questo. Io credo che possa essere un elemento invece di forza, perché mi dà un elemento di è un elemento di libertà, in cui in qualche modo io posso affrontare con massima libertà e laicità il confronto fra tutti i partiti, perché appunto non ho una tessera di appartenenza, io l'unica tessera che ho è quella dell'ANPI in tasca, da sempre, all'ANPI di Modena. E la libertà e la laicità di potermi confrontare con tutti molto liberamente, senza nessun vincolo, e spero che questo sia apprezzato, perché comunque lo farò con massimo rispetto e la massima disponibilità al dialogo con tutti. Devo improvvisamente cambiare vita, perché ormai, come molti sanno, erano qualche anno che non ero più attivo politicamente né nell'amministrazione. Sono direttore generale del Biograph Film Festival a Bologna, sono ad Ago, cioè, mi occupavo di quello e mi occupo di quello che mi è sempre piaciuta nella vita e finalmente l'avevo trasformato nella mia professione. Quindi mi ritrovo improvvisamente a rientrare in quello che è un po' stato il mio mondo per tanti anni, però ecco, fra l'altro candidato a un ruolo di non secondario, ma di primissimo piano e quindi molto impegnativo. Quindi questo richiede un qualche scombussolamento della mia esistenza privata e professionale, mia e di chi mi sta accanto. Insomma, quindi comunque, diciamo così, non si finisce mai di vivere avventure, quindi vivremo anche questo, lo faccio con entusiasmo perché devo dire che ho accettato dopo tante insistenze, perché io, come sapete, ho più volte, diciamo, declinato questo invito e questa insistenza, ma alla fine ho accettato per amore della mia città. Qual è la telefonata, la chiamata che è stata determinante? Perché ce ne sono state tanti tentativi che lei ha declinato, come ha detto, però ce n'è stata una sicuramente che è stata quella che gli ha fatto scattare il sì. Qual è stata? Quello che mi ha fregato, mi ha detto niente. Infatti qualcuno sa perché gli ho scritto il messaggio, non ho ancora capito quando è stato il momento che mi sono fatto fregare. E come avrebbe detto la Schlein, non li ho visti arrivare. E mi hanno fregato. Non c'è stata una telefonata, c'è stata a un certo punto la presa d'atto di una situazione che... Io non entro nel merito di quello che è appunto la vita interna di uno dei partiti, sempre per rispetto appunto loro, ma più che altro una situazione che si stava determinando nella città. E se proprio devo essere sincero, non è stata nessuna telefonata, ma è stato quando a un certo punto mia moglie mi ha detto, vedo che sei molto travagliato e combattuto. E visto che lei era una delle, diciamo, le cause per cui non volevo dire di sì, lei a un certo punto mi ha detto fai quello, vai dove ti porta il cuore, e il cuore mi ha portato qui. Non appartengo a nessuno, scusatemi la presunzione, io ho una storia che i più anziani ricordano e io appartengo a me stesso. Quindi quando qualcuno scrive, ah, sta vicino a Bonaccini, della Schlein e di Muzzarelli, di quell'altro, è anche un po' offensivo della mia intelligenza. Mi verrebbe da dire, io di Bonaccini e Muzzarelli sono stato il loro segretario di federazione, quindi no, chi se lo ricorda? Quindi,
potrei dire che forse loro, diciamo, sono cresciuti sotto la mia ala, non io sotto la loro. Io credo davvero che non sia né per lui né per me né per il PD deve vivere questo come una preoccupazione. Modena mi ha adottato esattamente 35 anni fa, venni 35 anni fa e un giorno qui a Modena, nel 19 di gennaio dell'89, questa città mi ha adottato, mi ha accolto, io mi sono trovato sempre benissimo, l'amo, amo i modenesi e per amore di Modena ho deciso di affrontare anche questa nuova avventura e spero di poter rispondere alle aspettative che vedo che insomma in qualche modo suscitato, speriamo davvero bene. E mentre noi agiamo per l'amore di questa città, per amore di Modena e vogliamo appunto renderla sempre un posto dove si vive sempre meglio e aggiungo io anche con gentilezza e quindi capacità di dialogo e ascolto, però bisogna anche che anche la destra che invece pensa che Modena possa essere una delle caselle del suo risico per la conquista definitiva e totale del paese, ecco, questi sono altri interessi che a noi non ci sono a cuore. Noi abbiamo a cuore la città e i suoi problemi e vorremmo risolvere questi per il bene dei modenesi e della città.